Mi chiamo Sara, ho 23 anni e abito ad Arcore. Mi chiamo Jasmine, ho 26 anni. Mi chiamo Angelo, abito a Monza e ho 28 anni. Mi chiamo Andrea, ho 24 anni. Sono Silvia, ho 24 anni, sono di Monza. Insegno danza e studio contemporaneamente all'Università Lettere Moderne. Prima di cominciare col servizio civile ho preso il diploma come operatore turistico e ho deciso di non fare l'università perché mi sono iscritta in un'accademia di musical che è durata 2 anni. In parallelo al servizio civile studio editoria e comunicazione a Milano. Lavoro nell'ambito della musica, quindi mi piacerebbe sì continuare nell'ambito musicale ma anche nell'ambito sociale. Adoro i telefilm e mi piace anche molto fare l'uncinetto. Io ho iniziato il servizio civile in un momento in cui avevo bisogno di orientarmi. L'anno scorso l'ha fatto mio fratello, che è un gemello, l'ho visto cambiato e quindi ho detto perché non provare a fare un'esperienza del genere. Io mi occupavo dell'info point di un centro civico. Ho avuto il compito di essere d'ausilio a dei ragazzi nel doposcuola, di aiutarli in una fase delicata della loro adolescenza, che è poi quella liceale. Mi aiutavo bambini e ragazzi a fare i compiti e dando una mano nella lotta all'abbandono scolastico. Dopo il servizio civile penso che il campo del sociale è un campo che mi interessa assolutamente e quindi penso che continuerò in questa via. Nel servizio civile si può fare assistenza, tutela dell'ambiente, protezione dei beni culturali, patrimonio culturale, la protezione civile, esperienze all'estero. A me ha dato un arricchimento veramente dal punto di vista sia professionale che umano. Scoprire quello che può dare il cittadino e scoprire soprattutto le mie competenze magari nascoste. Siete stati proprio voi volontari a realizzare lo spot. Quale aspetto del servizio civile volevate comunicare? Far capire ai giovani che è una cosa adatta a loro, che in cui ci si può divertire, imparare e dove veramente si ottiene tanto. In base alle tue competenze o ai tuoi interessi tu puoi scegliere che direzione prendere. Come vedrete nello spot che sta girando in televisione è un grande aiuto, anche se può sembrare una cosa piccola. La cosa carina è stata come abbiamo praticamente reso le cose semplici, esagerate, ma in questa esagerazione c'era la verità del bene che il servizio civile può fare alla comunità.